In questa lezione parliamo di funzioni. Per introdurre il concetto di funzione, anziché dare subito la definizione generale, partiamo da un esempio. Supponiamo di considerare l'insieme delle persone che abitano in Italia. Consideriamo inoltre un altro insieme, fatto dalle città italiane. Gli elementi del primo insieme sono persone, quindi avranno dei nomi. Paolo, Giovanna, Enrico, Roberta, eccetera. Le città italiane sono tutte quelle che sono presenti nella carta geografica. Catania, Milano, Palermo, Napoli, Pavia, eccetera. Ora, presi questi due insiemi, che per semplicità indichiamo semplicemente come insieme A e insieme B, stabiliamo una regola di corrispondenza che associ ad ogni elemento del primo insieme un elemento del secondo insieme, secondo un criterio. Il criterio che noi andiamo a scegliere è questo: ad ogni persona associamo la città di nascita. Quindi la regola, che indichiamo simbolicamente con una lettera minuscola, e la chiamiamo funzione, è quella di associare ad ogni persona la città di nascita. Se utilizziamo il linguaggio grafico dei diagrammi di Venn, dobbiamo tracciare una linea chiusa che rappresenti l'insieme A. All'interno di questa linea chiusa possiamo indicare le persone, ovviamente mettiamo solo dei nomi: Paolo, Giovanna, Enrico, eccetera. Accanto ad ogni nome mettiamo un puntino, il puntino rappresenta l'elemento dell'insieme. Poi utilizziamo un'altra linea chiusa per indicare l'insieme delle città, l'insieme B. Quindi qui mettiamo Catania, Milano, Palermo, eccetera. Ora, ad ogni persona associamo la città di nascita. Supponiamo ad esempio che Paolo sia nato a Catania. Supponiamo che Giovanna sia nata a Milano. Supponiamo che Enrico sia nato a Palermo. Queste linee, queste frecce permettono di individuare graficamente l'associazione tra gli elementi dell'insieme A e gli elementi dell'insieme B. C'è da notare una cosa: se è vero che ognuna di queste persone deve essere nata in una qualche città, e per il momento per semplicità supponiamo che siano tutti nati in Italia, non è detto che presa una città italiana ci sia necessariamente qualcuno che vi è nato. Se per città di nascita infatti intendiamo la città in cui risiede l'ospedale in cui si è svolto l'atto della nascita di questa persona, ci possono essere città non dotate di ospedale, per esempio una piccola città come Tremestieri Etneo, questa città è un piccolo paese che non è dotata di ospedale, non ha quindi un reparto neonatale. Di conseguenza, nessuna delle persone presenti nell'insieme A presumibilmente è nata in questa città. Quindi tutti gli elementi di A hanno un elemento corrispondente nell'insieme B. Ad ogni persona associamo una città. Ma esisteranno città, cioè elementi dell'insieme B, che non hanno un corrispondente elemento dell'insieme A, cioè non avranno persone che sono effettivamente nate in quella città. Proprio per questo motivo, questo tipo di associazione a cui stiamo dando il nome di funzione si chiama anche corrispondenza univoca. Possiamo fare altri esempi dello stesso tipo. Supponiamo di considerare l'insieme A fatto dagli alunni di una scuola. Poi prendiamo l'insieme B fatto dalle classi della stessa scuola.
Quindi anche qui avremo un primo insieme fatto da persone, un secondo insieme fatto da classi. Il secondo insieme potrebbe contenere dei nomi del tipo terza C, quarta B, prima D, eccetera. Anche qui utilizziamo l'espressione grafica. L'insieme A contiene gli alunni, che per semplicità indichiamo con dei puntini all'interno di questa linea chiusa. L'insieme B contiene le classi. Anche qui mettiamo dei puntini. In questo particolare caso è sempre possibile, oltre che associare ad ogni alunno la classe di appartenenza, se prendiamo una qualunque classe all'interno dell'insieme B, ci sarà certamente qualche alunno che vi appartiene. Quindi in questo particolare caso abbiamo che l'insieme B non presenta elementi che non hanno il corrispondente elemento nell'insieme A. Quindi sono due situazioni possibili. In tutti i casi agli elementi dell'insieme A è possibile far corrispondere elementi dell'insieme B. Non è sempre vero che sia possibile far corrispondere agli elementi dell'insieme B un elemento dell'insieme A attraverso la stessa legge che abbiamo indicato con la lettera F, a cui abbiamo dato il nome di funzione. Quindi questo è un altro esempio di funzione. Allora, nel caso più generale, una funzione, dati due insiemi A e B, è una corrispondenza univoca che permetta di associare ad ogni elemento dell'insieme A uno ed un solo elemento dell'insieme B. C'è un modo simbolico di indicare una funzione. Si utilizza la lettera F, che è il nome della funzione, due punti, poi si mette il nome del primo insieme, una freccia, il nome del secondo insieme. Questa espressione simbolica dice che F è una funzione che associa ad ogni elemento di A un ed un solo elemento di B. Ora, quando noi prendiamo un elemento X appartenente all'insieme A, il suo corrispondente elemento Y che sta nell'insieme B si chiama immagine di X e lo si indica con l'espressione F di X. Scriviamo anche Y uguale F di X. Quindi X è un elemento del primo insieme, Y è il suo corrispondente attraverso la funzione F, per cui scriviamo che Y è uguale all'immagine di x tramite la funzione f. Ora, a questo punto andiamo a considerare, nel caso più generale, un particolare sottoinsieme dell'insieme B. Supponiamo quindi di avere una funzione definita tra gli insiemi A e F tra A e B. L'insieme A contiene tutti gli elementi che possono essere trattati tramite questa funzione, cioè tutti gli elementi dell'insieme A hanno il corrispondente nell'insieme B. Ora andiamo a prendere un sottoinsieme dell'insieme B, lo indichiamo in verde, che contiene tutti gli elementi di B che hanno un corrispondente in A. Questo vuol dire che quando prendiamo gli elementi dell'insieme A e andiamo a vedere quali sono le loro immagini tramite la funzione F, le frecce che portano all'insieme B e permettono di individuare il corrispondente vanno a finire tutte in questo sottoinsieme. In sostanza, il sottoinsieme che stiamo considerando è il sottoinsieme delle immagini. Indichiamo questo sottoinsieme con la lettera C. Quindi C è un sottoinsieme dell'insieme B che contiene tutte le immagini degli elementi presenti nell'insieme A. Questo insieme C si chiama anche immagine dell'insieme A tramite la funzione F e si può indicare in questo modo. Quindi la stessa simbologia tramite la lettera F può essere utilizzata sia per indicare l'immagine di un particolare elemento F di X che dà la sua immagine Y, sia per indicare la trasformazione dell'insieme A. A è un insieme, F di A è l'insieme di tutte le immagini degli elementi che stanno in A. Di particolare interesse per quello che dovremo fare,
è il caso in cui gli insiemi A e B sono insiemi numerici. Quindi A è un sottoinsieme dell'insieme dei numeri reali, sottoinsieme in senso lato, nel senso che potrebbe coincidere con tutto l'insieme dei numeri reali. E anche B è un sottoinsieme dell'insieme dei numeri reali. Quindi noi tratteremo in particolare il caso di funzioni reali di variabile reale. L'insieme C, di cui abbiamo detto poco fa, l'insieme delle immagini, si chiama anche codominio della funzione. Invece l'insieme A si chiama dominio della funzione. Quindi A insieme dominio, sottoinsieme di B, codominio della funzione. Il codominio è quindi l'insieme delle immagini della funzione. Occupiamoci adesso delle funzioni reali di variabile reale, le funzioni cioè che sono definite sull'insieme dei numeri reali e che hanno per immagini altri numeri reali. Abbiamo già incontrato casi di funzioni di questo tipo, anche se magari non le abbiamo chiamate in questo modo. Consideriamo la funzione così definita, f di r in r, quindi una funzione definita nell'insieme dei numeri reali, a valori nell'insieme dei numeri reali, che associ ad ogni x appartenente al dominio l'immagine f di x ottenuta mediante un'espressione matematica così fatta, 2 più 5 per x. Questa è un'espressione algebrica che permette, preso un qualunque numero appartenente al dominio, di ottenere l'immagine attraverso una serie di operazioni aritmetiche, addizioni, moltiplicazioni o eventualmente anche altro. Quindi prendiamo per esempio il numero 5, è un numero reale. Al numero 5 associamo il numero f di 5 uguale 2 più 5 per 5, ottenuto sostituendo al posto della variabile generica x il valore che abbiamo dato a questa variabile. Si ottiene quindi 2 più 25 uguale 27. E allora 27 è l'immagine del numero 5 attraverso la funzione f. Prendiamo il numero meno 2. Vediamo qual è la sua immagine. F di meno 2 si ottiene allo stesso modo, prendendo la sequenza di operazioni rappresentata da questa espressione algebrica e calcolandola sostituendo meno 2 al posto di x, 5 per meno 2. 2 meno 10 uguale meno 8. Ecco che meno 8 rappresenta l'immagine di meno 2 attraverso la funzione f. A questo punto, qualunque espressione algebrica può essere utilizzata per rappresentare una funzione. Prendiamo ad esempio quest'altra espressione. F di A in R, dove A è un particolare sottoinsieme dei numeri reali, A è così definito, l'insieme R con sottratto il numero 2. Ora vediamo perché. Infatti questa funzione associa ad ogni x appartenente ad A il numero ottenuto in questo modo, f di x uguale 1 più x fratto x meno 2. Adesso si tratta di un'altra sequenza di operazioni in cui sono presenti addizioni, sottrazioni e una divisione. Quando c'è una divisione, noi sappiamo che il denominatore non può annullarsi. Allora, questa operazione è eseguibile a condizione che il denominatore sia diverso da 0. Quindi x meno 2 non può annullarsi e questo richiede che x non assuma mai il valore 2. Ecco perché questo valore è stato escluso dal dominio della funzione. Quindi il dominio della funzione è l'insieme dei numeri reali con l'esclusione del numero 2. Possiamo fare qualche esempio di calcolo delle immagini. Prendiamo ad esempio il numero x uguale 0, vediamo qual è la sua immagine tramite la funzione f. F di 0 è uguale ad 1 più al posto di x mettiamo 0 e abbiamo anche qui 0 meno 2
uguale ad 1 fratto meno 2 uguale meno 1 mezzo. Ecco che meno 1 mezzo rappresenta l'immagine del numero 0 attraverso la funzione f. A questo punto abbiamo capito qual è normalmente il procedimento che permette di definire funzioni reali di variabile reale. Diamo però una classificazione delle funzioni. In base alle operazioni presenti nella espressione algebrica che permette di definire una funzione reale di variabile reale, le funzioni si classificano in questo modo. Funzioni algebriche e trascendenti. Sono algebriche le funzioni che contengono questo genere di operazioni: addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni, divisioni, elevamenti a potenza, radici quadrate. Quando parliamo di operazioni, intendiamo operazioni che coinvolgano la variabile, cioè il generico elemento dell'insieme di partenza del dominio. Quindi, quando noi sull'elemento preso dal dominio, applichiamo queste operazioni, questo tipo di operazioni algebriche, parliamo di funzioni algebriche. Qualunque altro tipo di operazione non presente nell'elenco qui rappresentato porta delle funzioni che vengono dette trascendenti. Quindi trascendenti sono quelle funzioni reali di variabile reale che applicano alla variabile x, cioè al generico elemento appartenente al dominio, operazioni di natura diversa rispetto a quelle qui elencate. Quali siano queste operazioni lo vedremo più avanti. Intanto quindi occupiamoci temporaneamente delle sole funzioni algebriche e facciamo un'altra classificazione, una sottoclassificazione. Le funzioni algebriche si suddividono a loro volta in razionali intere se nella variabile sono coinvolte soltanto operazioni di addizione, sottrazione, elevamento a potenza intera non negativa. Ad esempio, se scriviamo f di x uguale 5x al quadrato meno 2x più 1, vediamo che in questa espressione algebrica sono contenute sottrazioni e addizioni, moltiplicazioni come in 2x o in 5 per x al quadrato, ed elevamenti a potenza. X al quadrato è una potenza con esponente intero e non negativo. Poi ci sono le funzioni razionali fratte. Se oltre alle operazioni che sono già state indicate per le funzioni razionali intere si aggiungono anche le divisioni. Un esempio di funzione razionale fratta può avere questo tipo di espressione: x al quadrato meno 3x fratto 2 più x. Ecco che qui compaiono addizioni, moltiplicazioni, elevamenti a potenza e divisioni che coinvolgono la variabile, cioè il generico elemento del dominio che dobbiamo trasformare calcolandone l'immagine. Infine ci sono le funzioni irrazionali. In questo caso, oltre ad essere presenti tutte le operazioni che abbiamo precedentemente elencato tra le funzioni razionali intere e fratte, la x,
cioè il generico elemento del dominio, si trova anche sotto il segno di radice quadrata, o di radice terza, o di radice quarta, in generale sotto il segno di radice. Quindi se ci sono anche delle radici, la funzione è irrazionale. Alcuni esempi possono essere questi: f di x uguale radice cubica di 2 meno x al quadrato, oppure g di x uguale radice quadrata di 2x meno 7 diviso radice quadrata di x al quadrato più 2x meno 1.